Antonio Natali è il direttore degli Uffizi. Al corridoio Vasariano che dagli Uffizi porta a Palazzo Pitti a Firenze succede qualcosa. Che cosa? Succede che anche il corridoio Vasariano si aggiorna con un'esposizione di autoritratti di artisti del Novecento fino al 2013, a testimonianza della necessità di rivalutare in terra fiorentina, ma sarebbe bene anche in Italia, il contemporaneo, l'espressione dei nostri giorni, che poi non è così gradita da queste parti. Ecco, sono esposti 120 autoritratti in più che erano nei depositi quasi tutti di artisti che hanno donato il loro autoritratto a partire dal quarto centenario della Galleria Uffizi nel 1981. Da allora se ne sono acquisiti più di 600. Ecco, un tema molto caldo in questo periodo è affittare le opere d'arte o i luoghi d'arte allo Stato. Deve farlo, deve non farlo? Cosa ne pensa? E beh, troppo poco tempo per dare una risposta. La risposta, come si diceva ai tempi miei, essendo io della generazione che ha fatto il 68, bisognerebbe andare a monte di tutto questo. Affitto è una parola brutta, si tratta sempre di usare il buon gusto e l'intelligenza. Ci sono luoghi in un museo, per esempio agli Uffizi, che tranquillamente possono essere esibiti in un momento di necessità economica. Fare una cena sulla terrazza degli Uffizi non pregiudica niente. Altra cosa sarebbe, come è stato stupidamente scritto, che si mangiasse la fettunta sotto Botticelli. Andare sulla terrazza, nel posto più bello di Firenze, e poter incrementare quel denaro che poi serve per la conservazione, non ha niente di così O repellente. affittare però palazzo, Ponte Vecchio? Affittare un ponte è cosa molto diversa perché sul ponte passa la gente e se io costringo una persona magari con difficoltà motoria ad andare al ponte dopo per poi tornare all'altezza del ponte primo, è evidente che è tutta un'altra storia. Non sono d'accordo neppure sull'affitto delle opere, anche se gli Uffizi da tempo organizzano mostre con un nodo formativo, educativo ben solido, composte soltanto di opere dei depositi mandate all'estero, è successo sia in Cina che in Giappone che in America, con un tornaconto in denaro che è servito per la manutenzione, perché un restauro importante agli Uffizi trova un mecenate in pochi secondi. Dire a un mecenate mi dai soldi per spolverare le sculture antiche è altra storia. Queste mostre in cui c'è comunque una solidità di ragionamento costruite sui delle opere dei depositi, sono un modo fruttuoso e virtuoso di impegnare le opere della riserva.